All'interno del progetto Un Uomo di Meno, quest'anno il nostro istituto ha deciso di aderire alla formazione didattica promossa dal centro psicopedagogico del professor Novara. E quindi all'interno di questo abbiamo lavorato con i ragazzi sul laboratorio maieutico affinché loro sviluppassero le loro risorse conoscitive e le loro curiosità. È stato un percorso difficile. Però secondo me è servito molto. Je vais pas y aller par quel chemin, Madame von der Leyen. Io ho proposto ai ragazzi una situazione stimolo rappresentato da un video in cui l'europarlamentare francese Manon Aubry attacca la presidente della Commissione europea sulla possibilità di liberalizzare i vaccini. Questo ha destato nei ragazzi grande curiosità. Stavolta siamo stati noi alunni a dover trovare le risposte, quindi noi siamo abituati a trovare tutto scritto su una pagina, quindi in realtà siamo noi che abbiamo scritto la nostra pagina. A seguito di questo video i ragazzi hanno lavorato su un brainstorming. Da questo brainstorming è stata prelevata la cosiddetta domanda generativa, perché è una situazione pubblica è gestita da privati. Per cui i ragazzi hanno cominciato a fare lavoro di ricerca e selezione dei materiali. Abbiamo invitato in classe un'esperta che ci spiegasse la differenza tra il diritto pubblico e il diritto privato, fino ad arrivare con 6 ragazzi della classe a sostenere il debate. È più importante la salute dei cittadini che il guadagno delle aziende farmaceutiche. La motivazione economica non guarda soltanto la sanità, che ovviamente è importante in questo periodo di emergenza, ma guarda anche al diritto delle aziende di poter avere un ricavo per poter produrre. Il dibattito è stato molto emozionante progettarlo, ma anche metterlo in atto. Ognuno ha dato una risposta diversa, quindi in realtà ci siamo conosciuti di più perché abbiamo potuto comprendere il punto di vista di ognuno di noi. L'insegnante ha svolto solo il ruolo di regista, ma non ha avuto nessuna partecipazione particolarmente attiva. Adesso lasciamo la parola alla giuria giudicatrice, che si esprimerà in merito al verdetto. Si sono messi a lavorare per arrivare proprio, secondo la logica maieutica, a partorire, diciamo, la soluzione finale. Visto il punteggio, vince il gruppo 2. Tutto è durato all'incirca 3 mesi, quindi comunque è stato un percorso abbastanza lungo, perché è distinto su 2 binari, perché in realtà noi lavoravamo contemporaneamente a 2 maieutiche diverse, una per discipline scultoree e un'altra per geografia. Spero che si ripeta un'esperienza del genere anche nei prossimi anni, perché è stato appunto un periodo di scoperta.